A margine della presentazione del Vazzola Calcio siamo con il presidente Roberto Castagnera. Allora presidente, sta per partire ormai ufficialmente dal 1° luglio, già si parla di stagione 2022-2023, però insomma siamo pronti ormai. Sì, diciamo che noi la squadra ormai al 99% è stata allestita e quindi siamo pronti per partire, abbiamo una voglia matta di ripartire e di cominciare a calpestare ancora i nostri terreni di gioco. Quella che è passata 2021-2022 è stata una stagione importantissima per Vazzola, perché ha raggiunto un quarto posto nel campionato di promozione che è, diciamo, storico. Sì, non è il massimo risultato ottenuto, eravamo già fatto qualche anno fa anche un secondo posto davanti al Treviso. Però sì, è assolutamente storico perché l'abbiamo fatto con un gruppo di giovani. Questo progetto partito quest'anno sta dando i suoi frutti e ha dato già quest'anno dei bei frutti. Sì, è un progetto che avevamo accennato in sede di presentazione, mixa in pratica qualche vecchietto, ma pochi per la verità, e tanti giovani, perché le annate 2003, 2004, 2005 fino al 2006 ci sono tutte presenti, sia nella juniores che anche in prima squadra. Assolutamente sì, è una politica che vogliamo incrementare ancora di più quest'anno, avendo portato su già nella juniores elite 5-6 elementi che sarebbero allievi in questo momento. Però è giusto che chi merita venga portato nelle categorie superiori. Oltre a questo progetto c'è anche lo sviluppo di Tezze, mi dicevi. Sì, abbiamo deciso da quest'anno di portare la prima squadra e la juniores nel sito di Tezze, dove c'è un campo e dove ci sono degli spogliatoi. Si alleneranno lo stesso giorno, alla stessa ora, quindi tutto in sinergia tra di loro. Concludiamo con, abbiamo parlato di maschi, concludiamo accennando anche a una possibilità, quella femminile. Sì, è un movimento in crescita, questo movimento femminile, e ho avuto questa occasione, cioè delle ragazze in pratica si sono presentate a chiedere aiuto se come società volevamo dare la possibilità a loro di fare un campionato di eccellenza. E stiamo cercando di allestire la squadra, insomma non è facile, ma ci stiamo mettendo buona volontà. Quindi sarà un campionato di eccellenza anche per loro oppure no? Si chiama eccellenza, sì. Perché è la base di partenza per le squadre femminili. Sì, sì. Quindi partiamo dalla base proprio. Quindi. Bene, Presidente, in bocca al lupo per un'altra bellissima stagione. Crepi il lupo, grazie mille.